Sì, penso a te. Che c'ho dentro le mutande. No, voglio scoparti, porca troia. Allora, dobbiamo... C'è moda? Ma che ballo! Di che anno? Mi stanno più i fagioli finiti. Wow. Sta la polenta qua. Un po' di polenta ci sta. Senza fagioli, funghi, funghi, carne, cipolle, ci sta qua, una bella cipolla, ok, arrivo. Arrivo, raga, eh. Madonna, queste canzoni mi ricorda... Ok, questa è una piccola live extra, raga. C'è tanto... Arrivo, eh. Piccola live extra. De cucina. Food drink. No, no, dopo gioco Formula 1, mi devo allenare, raga. Se volete assistermi, ragazzi, più tardi giochiamo a Formula 1. Eccoci qua. Scusate sta canzone un po' deprimente, un po' triste. Devo giocare a Formula 1 che mi devo allenare. Oh, domani abbiamo la corsa ad Azerbaijan, domani, oh. Che fai, scherzi? Allora, dicevamo. Ok, perfetto. Allora, abbiamo la carne macinata qua. Già cotta un po' di tempo fa, però non è male. Poi, lo scorpion. Facciamo così. Se raggiungo 100 sub, è impossibile. Un cucchiaino di scorpion. Un cucchiaino di scorpion. Madonna, che paura. Madonna santa, che paura, Mattia, mi ci fatto via. Buongiorno, buonasera, arrivederci e Ma mi ci grazie. fatto via una paralisi. Facciamo così. Ah, te lo mangi pure tu, però. Che cosa? No, Accendo sub, pure Mattia si mangia. cosa, dai, oh. Eh? Quello di no? Eh? Stavo Un verde. barzelletto.
Tu che mangi? Non lo so, ora mangiare no. Mi farò, non lo so. Che vuoi mangiare? Dimmi quello che vuoi mangiare, io ti preparo. Non lo so, davvero. No, cacao verde l'ultimo volta. Se arrivo a 5. Se arriviamo a 100 sabbe però. Sì. 100 sabbe. Aiuto. Non ci si raggiunge mai, dai. Aiuto. Porca miseria. Guarda là. È vero, non è che è finto, ragazzi. È vero, non è che si fa tanto per fare. È vero, cazzo. Cazzo. La prossima maratona quando? Allora, la prossima maratona, ragazzi, la stiamo organizzando. Stiamo organizzando la prossima maratona. Adesso, piano piano, prima gli devo insegnare a lui come quello che deve fare, quello che non deve fare. Poi, piano piano, ci organizziamo pure per quella. Ora, sinceramente, non è che c'ho tanta fame. Allora, metto seduto, fammi compagnia. Che for compagnia. Adesso ti metti di qua. Mi metto di qua. Scusa, almeno io qua sto libero. Allora prendo subito un bel tagliere qua. Lo tagliere. Scusa, ti tolgo il cosiddetto. Vai tranquillo, ma tu ancora ti sei svegliato oggi? Sono andato a letto alle 9. Mi sono svegliato all'una. L'una è qualcosa. Sì, poi più tardi. Quante ore hai dormito? Saranno 5 ore e mezza, 6. Ma eri stanco, eh? No, cioè, sto bene, poi più tardi mi farò altre 3 orette, fino a mezzogiorno. La vestaglia di Rick e Morty, sì, sempre quella, va in giro. Mi tiene hardo, comoda. Ma questa ce l'hai pure, ce l'avevi pure da casa, dalla vecchia madonna. La comprai qui. La comprai qui. Ho detto, babbo, va bene se te la ordino e te la faccio spedire a casa tua. Voglia. È una madonna, se va bene. Mi piaceva. Ho detto, io la prendo. Quell'altra, la carbonara di Gordon Ramsay. No. Con i fagioli. No. Di piselli. Chissà che poi ci... Madonna. Chef, lui è chef. Sì, chef stellato. Super rinomato. Io mi immagino quelli che fanno... Dice, bella la carbonara. Ora ci provo pure io. Sì, bacon. Era meglio se non la faceva. Col bacon, cazzo. Era meglio se non la faceva, rimaneva lì, faceva le sue cose, lì americanate. Ma è vero, Vero. Cosa? No, è vero che, insomma, era meglio così. Era meglio così, sì, ma mi che stiamo a scherzare? E una madonna. Ci ho messo più cose, ci vogliono 3-4 cose per fare una carbonara e lui ci metteva... Ma di tutto, ci ha messo dei piselli, la panna, è vero. Sì, ci metteva delle cose, ho detto, vado... Faceva già schifo a guardare quando ci metteva le robe, guarda. Veramente. Madonna santissima. Madonna che roba. Porca miseria. Bisognerebbe far vedere quello video lì a un romano. Te, porino. Anzi, si rifiuta di guardarlo, secondo me. Muore dentro. Sì. È come, che ne so, l'oliva alla scolana, tu, oppure, che ne so, le lasagne. Vedi quelle che ci mette tipo la roba strana dentro, che cazzo non so. Ho visto un video che fece la sfida con la sua mamma. Delle lasagne. Ah sì? Chi? Sì. Gordon Ramsay? Gordon Ramsay con la sua mamma. E a lui non gli sono venute, alla sua mamma sì. Ah sì? Ah sì? Ma tu pensa? Davvero? Ma tu davvero? Pensa? Davvero? Chef stellato di sto cazzo. No, oddio, per alcune cose... Oddio. Se no non sarebbe arrivato a quei livelli lì. La prendo io. Ok. Padella nuova. Hai visto che bella padella nuova? Che ci abbiamo qua? Nuova di zecca? Eh sì, questa è nuova. Ci metto un po' d'olio, così metto a scaldare un po' d'olio, metto a scaldare, preciso, il dado. Quindi cosa ti faresti alla fine? Eh? Cosa ti fai? Ah, non lo so, penso un po' di carne macinata, me cucino, un po' di... Questa è buona, me la faccio anche il babbo, eh. Buona, l'ho mangiata. Buona. Qua un po' d'olio ci metto, ci mettiamo dentro, faccio scaldare un po' l'olio. Dimmi se ti do qualcosa, te lo faccio. Un bel dado qua, eccolo. Preciso, questo è un po' aperto da un paio di giorni fa, però... Vabbè, è sempre buono. Sì, è buono comunque, buono. Sempre dai. Buono. Io lo metto dentro. Tutto? Dado. No, tutto no. Perfetto. Vai. Aspetta un attimo che si riscaldi. Che si scalda un po' l'olio. Intanto preparo l'acqua per la polenta. Tu sei sicuro che non la vuoi? Sì, no, sicuro. Sicuro? Tranquillo. Va bene, come vuoi tu. Ti ringrazio. Insomma,
E insomma. No, non è replica. Quando c'è replica, ragazzi, c'è scritto qua, grosso come una casa, replica. No, poi ci dovrebbe essere tipo una rotellina di sotto. Sì, sì, il coso con scritto replica, sì. Sì. Si nota subito se è una replica. Oio. Qua. Vai. L'unica cosa che devo pesare è la polenta. Importante qua. Ce l'hai già presa? Sì. Sì. Serve solo un piatto. Un piattino qua. Perfetto. Tac, io qua. C'è qua. Madonna, quanta tu ce l'hai messa. Che, la cipolla? Porca miseria. Mi piace a me. Sì, La cipolla mi piace. La voglio se mi piace la cipolla. Qua. Belli precisi. Qua. Mescolo un po' di funghi. Annalisa TV! Mamma mia, Annalisa. Che roba. Che è? No, non so. Chi sia. Cioè... È un'amica. No, per l'amor di mia... È un'amica calabrese. Madonna, calabrese, vero? Pensa subito. Della Calabria, credo. Calabrese, della Calabria. Calabrese, Annalisa? No, sto domandando. In calabrese? In teoria, sì. In teoria. Che ha detto? Boh, sto aspettando. O siciliana o calabrese. Ah, siciliana. No, siciliana o calabrese, non lo so. No, aia. E di che è? Allora, di dove sei? E di dove sei? Della Puglia, pugliese. Tu sei... Ma dove cazzo era? Non mi ricordo, veramente, non mi ricordo. Dove eri? Dove abitavi? Qua, fammi prendere un attimo. Ah, no, i nostri nuovi ci sono. E questi bisogna sbarugginarli. Cazzo, non lo sapevo. Vicino Roma, dici? Ah, romana? Ah, vicino Roma. No, ma l'accento non era... Adesso abiti a Roma, ma te di dove sei originaria? In donde sta? No, ma l'accento di Annalisa non è romano. Non è romano. Troppa cipolla, gli piace, gli ho detto anch'io. Ma che troppa cipolla, la cipolla, porca troia, è buona, cazzo. La voglia. Troppi funghi me lo vorrei dire. Non lo so, forse troppi funghi. Allora, dove sta quella? Dai, faccio questo. Via. Qua. Gli diamo una piccola tritata a sti funghi. Chef Matteo. Sì, sì. Gli diamo una piccola tritata. Ne so tanti, eh. Penso di farne la metà. Sicuro. Vabbè, se c'è la pellicola si mette in frigo per domani. Sì, sì. Ti mangi tu? No. La metà? Ti piacciono? I funghi non mi piacciono. Mi piace la consistenza. Ah, la consistenza. Non mi piacciono, è troppo molliccio, tipo le lumache, no? Ti piacciono le lumache a te? Sì, buone. Sì? Cazzo se mi piacciono, porca puttana. Ma come le mangiate? Come? Eh? Come le mangiate? Perché io l'ho assaggiato... Il sugo. Col sugo, con lì, che lo stuzzi la denti, lo toglievi dalla chiocciola, così... Sì, con stuzzicadenti, sì. A me non mi piace la consistenza. No, quelli bolliti sono tipo. Sì. Però sì. Se ci fai il sugo de... Sì, quel sugo, sì. Non ti piace proprio? Non mi piace la consistenza, li mollicci in bocca, non mi piace. Non ti piace proprio? Non mi piace, ragazzi. Cazzo capisci. E che cazzo ti devo dire? Cazzo capisci. Ah, c'è il vino di Ilaria, c'è sta ancora? No, ha portato via Pablo. Ah sì? Mm-hmm. Però ci sono i biscotti, se ti vai a pigliare come. Ah, i biscotti. No, non posso. Lunedì lo sgarro. Oh, ma tu lo sai quando cazzo ho mangiato l'altro giorno? Sì, lo so, c'ero. Porca troia. C'era un le porpette col sugo, io vai. Poi le pizze com'erano? Spesse così, erano una cosa micidiale. Madonna, se mangiato delle cose. Due biscotti de... Le che era gelati? I due gelati! Tu ce l'hai poi, davvero! Dopo tu pizzi! Tu ce l'hai! Veramente! Poi il sugo con le polpette e salsiccia! Una madonna, una fragole e panna! Ricordi? Fragole e panna! Una madonna, un'avventura proprio assurda! Fa tutto a caso, è nato tutto a caso! Tutto siamo a caso, cazzo! Sì, no, bello. Poi con la compagnia, cazzo! Sì, siamo divertiti! Sì. Oppure ballava la sua mamma! Pasta e cipolle? No, non è la pasta, è... Esatto, Mattia che si è messo a ballare con la madre. Mi fa, tu balli? Che ballo? Sono di legno, Dio mio. Ho detto, vieni. Io. Qua.
Via. Belli precisi. Come te ne pare? Come mi pare? Come te ne pare? Forse un po' troppa cipolla, forse. Ti piace, io forse. Ho detto. Però a me mi piace, che te ne... Nulla sulla mano. Mi piace. Qua, fammi prendere qua dentro sugo, se c'è. No, non c'è. Sugo c'è giù. Sta qua. Già pronto. Eccolo qua. Preciso. Oddio tanto. Cazzo, ma non è un problema qua. Come cazzo li apri questo? Con il cavatappi. Cavatappi. Eccolo qua, apro io? Sì. Sconsigliato prima di andare incontro, ma chi cazzo devo incontrare io, ragazzi? Cioè. Ma veramente, eh? Non ho capito. No, non lo so, prima di andare in incontro, boh. Che incontro? Che ne so. È piccante questo! No! Madonna santa, che paura! Oh, Matti, mi ci fatto più il corpo! No. Allora, qua. Non mi... Ok. Senti il salto di Matteo, ragazzi. Più o meno. Ci provo. Allora qua mettiamo mezzo bicchiere d'acqua dentro. Lo metti in frigo, eh? Sì. Devo pesare. La polenta è tipo 50 grammi di polenta. Ma poi gonfia. Ah sì. No, perché dopo mi si incura il dietologo. Ok. Sì, Beppe, Firenze. Sì, Mattia di Firenze. Allora, c'è stata tipo la... è andato alla tabaccheria. Madonna santa, bullizzato, ragazzi. Veramente, oh. L'unico toscano di Monte Ciberto sono io. Esatto. Mi guardo e gli faccio, io fumo il tabacco, non l'American Spirit. E gli faccio, pago con la carta. Mi guardo e mi fa, sei di Firenze? Sì. Ma ce la fa? Sembrava che non avevano mai visto ma mi guardavano straniti. Straniti. Mi fa, ma che tu ce la fai a dire la carta con la C? La carta con la C? Non ce la fa, se ti dico solo carta, sì, ma se ci metto l'articolo davanti, no. Non ce la fa. Te stavano a bullizzare, cazzo. Che ti devi? Un alieno sono qua. Veramente, vengono visti come, cioè, gli stranieri qua, pure i napoletani uguale, eh. Vabbè, anche loro. Questa roba. Anche loro sono belli spinti, sì. Loro li senti. Vabbè, ma qua in paese dei vecchi, che cazzo pretendi, cioè? Appena vedo qualcuno di nuovo, non ci credo, e te? Che tu ci fai qua? Esatto. Che ci fai? Vengono viste come se fossero alieni, veramente, oh. No, ma uno ci scherza, ma veramente, eh? No. Ah, ragazzi, non donate, per favore, nemmeno le scorregge, non donate, perché Mattia dopo gli viene in paralisi. Io lo salto. Vero, Mattia? Sì, se poi scatto e faccio cadere l'acqua bollente addosso e finire. Ma... Aridagliela, ora sì, mi diceva, ce la fa di la bahea. E ti dirò la bahea. Mi dice la cannuccia e ti dirò la cannuccia. Queste cose così. Vabbè, che ti devo dire? E che ti devo dire? Non è male. Pigli un cucchiaino d'assaggio, dai. Pigli un cucchiaino d'assaggio. Posso? Ancora non è pronto, però. Allora aspetta. Come aspetti, sono toscano eppure non riesco a parlarlo. Come? Come? Ma come? Possibile, dai. E ti viene cioè, è quello. Ma forse aspetta, forse ho capito. I tuoi di dove sono? Vabbè, ma poi dipende. Se sei nato in Toscana, in... Sì, a Firenze, in Toscana. Sì, a Firenze o in Toscana, dipende. Ma guarda, io non è che c'ho parecchio accentuato. Cioè, ce l'ho, ma c'è gente molto più accentuata di me. Ma veramente? Ma molto più accentuata. Vedi, gli anziani c'hanno quella... parlantina proprio. Una volta sono andato a Firenze, che bella, c'è stata... no, lì vicino a Lucca, lì che c'è stata, sì, una ragazza lì, che insomma un'amica, e quando stavo in autogrill lì, tutti quanti parlavano proprio in, cioè, tipo, proprio... tipo, anche se non dicono, sì, parlano tra di loro, ti te tu ridi, sì hanno proprio, sono fantastici. Esatto. Sono fantastici, a me viene da ridere, giuro. Sì Il toscano è bello, fiorentino, toscano. E a pensare che c'è sta gente che veramente parla proprio... No, c'è gente veramente proprio... assurda. Sì, proprio dialetto. Mm-hmm. No. Qua. Fammi ci mettere... Sai cosa? Batti così. Così? Guarda, quando ti sale. Ah, è vero. Quando ti sale, batti così proprio. Su... Sì. E ti cala tutto. Sai che mi devi fa? Ti dimmi. No, gira. Ai.
Perfetto. Bella. Nonna Matti. Che? Troppe ore di live. 8 ore di live. Io sto proprio. Sei bello cottino. Sì. Credo. Che poi la gente non lo sa, ma. Non crede, ma. Tutto il lavoro che c'è prima della live, quello è il problema. E quello è fatto. Finché non vedete, finché non provate, finché non lo fate, non capirete. Non capirete, ragazzi. Ma te stai rendendo conto di quanto lavoro ci sta dietro le live? Io madonna. È una madonna. E questo è niente, eh? Il punto è che le devi fare bene le cose, perché se inizia a sbagliare, cioè se fai delle cose un pino fatte a cazzo di cane, poi ci devi mettere le mani. E poi c'è altro tempo sprecato. Ritorna di qua, Mattia. Madonna, aspetta. Alexa, imposta un timer per 10 minuti. No, la sedia. Mettiti seduto. Tranquillo. È forte anche Alexa. Mi rimane sullo stomaco alle 3 di notte. A me mi rimane sullo stomaco, mica. No, ma tranquilli, ragazzi, tranquilli che non mi rimane sullo stomaco. Ma io ancora vado a dormire, 8. Oddio. Un'altra maratona? Sì. Ragazzi, ci stiamo pensando, dobbiamo trovare una ragazza, dobbiamo trovare. Se c'è qualcuno disponibile, che ce lo faccio sapere. Ci serve la presenza femminile dentro casa, ci serve per la maratona, ci serve, assolutamente. Si troverà. Si troverà. Bisogna poi ci serve anche un ragazzo, un altro ragazzo. Un ragazzo e una ragazza ci serve. Dragone è disponibile, addirittura. mia mamma di Pistoia, addirittura. Vabbè, il dialetto è quello. Sì, sì, lo so che non ho pensato all'acqua, ma tranquillo, mo, A occhio. Cioè, sì, sì, sì. Se condensa, com'è? A voglia. A voglia. Mo se condensa sicuro. 100%. Ah, Brugge sta, è vero. Ora i pisani, voi lo sapete tra i toscani e i pisani come sono, te tu lo sai, no? I pisani? Pisani e toscani. No. C'è la guerra lì, cioè pisani perché? E toscani. La Pisania, no, in la Pisa e Firenze, Toscana, le parti lì. E noi si dico, non lo dico però. Ah, si litiga proprio? È che non si va d'accordo. Perché? È storia. E perché non si va d'accordo, scusa? I tempi, ora non mi ricordo bene, non voglio dire. Ah, ma è una roba vecchia. Sì, 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 però vecchia, è sempre tramandata sta cosa. Dell'epoca, sempre. Sì, sì, sì. Ah, Pisa-Livorno, esatto, vabbè, siamo lì, ragazzi, non è che... sì, tra Pisa-Livorno, vabbè, comunque sia sì, Livorno, Firenze, siamo lì, non è che... Ma tranquillo, anche se ti guardi le live con qualche pubblicità, a me va bene lo stesso, ragazzi. Ma perché i livornesi sono sottoscani, ragazzi, dai, andiamo. No, più che altro perché, allora, tanto ci sarà la replica dalle 6 della mattina, dalle 4 o 5 della mattina fino alle 10, quindi quelle 5 orette ci sarà la replica, anche perché è stoppo il timer. Ma dici in maratona? Sì, ah. È stoppo il timer, anche perché non c'è senso la notte verso dalle 5, dalle 5 alle 10. E poi dalle 10 ci sarà Mattia dalle 10 fino alle 6 del pomeriggio, fino a che non mi sveglio io. Ecco. Sì. Il problema, ragazzi, è dalle 6, dalle 10, quelle 8 ore, insomma, 8 ore. Esatto. Quindi. Si troverà, dai. Un modo c'è. Sì, a voglia, un modo lo trovo. Ma ce ne sono fatte avanti 2-3 ragazze a darmi una mano, Sì. Mi devono dire solo la data. Io mi adatto a loro, non è che io. Cioè. No, vabbè, certo. Certo. Posto c'è. Cibo ce n'è a volontà. Cibo, manca cibo in casa. Babbo, madonna santa. Mi raccomando, mangia Hoku. Magna. No, qui io mangio. C'è più roba lì che. Sono da solo. Ha fatto il sugo per 4 persone. Non lo so. L'ho anche finito il sugo, domani lo finisco, però porca miseria. Ma poi tu non mangi tanto, Mattia? Non mangi giusto, non mangio tanto. Madonna, c'era uno a casa mia, un collaboratore, non vi dico chi. Infinito. La fogna. Madonna, ragazzi. Una fogna. Se viva allora. Mezzo chilo di pasta condito tutto da solo. Mezzo chilo? A pranzo. Mezzo chilo? A colazione, 3-4 merendine. Si pigliava proprio la confezione e se la Me costava
E costava 35 euro al giorno. Minchia. Solo lui da mangià. Minchia. Ma era una roba assurda. Minchia. Ma se mangiava di tutto e di più. Se faceva le cose, come si chiama, le fettine di vitello panate. Un chilo. Madonna, Cristo. No, no, io non so, io mangio il giusto. Io, vabbè, giusto. Ma noi non gli abbiamo mai fatto pesare sta roba, eh. Cioè, mo se scherza, se ride. Vabbè, certo. No, che tower, no, ancora prima, ragazzi. Tower. Com'erano sti ragazzi? Io li vedevo. Eh? Com'erano sti ragazzi? Bravi? Sì, come no, madonna. Bravi ragazzi. Persone di cui mi potevo fidare, sicuro. Vabbè, certo. Certo. Che se voglio fare content show, cioè, che ci vuole? Siamo due matti di fermo, pure io li conosco. Conosco due matti qua a fermo che non hanno lavoro, non hanno niente. Non so se prendono la pensione, quello che cazzo è di invalidità. Cioè, proprio stupidi, proprio forte, capito? Matti. Però si rischia. Si rischia non solo perché mi fanno, dicono cose bannabili, ma rischio perché uno, per esempio, c'ha quel problema dell'aggressività verso le persone. Sì, picchia la madre, picchia il padre, picchia. No. Cioè, se faccio venire un matto di quello qua dentro. Io mi chiudo anche. Fa ride, eh. Sì, ho capito, però le mani in tasca, però, ragazzi. Però cazzo, quello potrebbe fare, capito? Se li pigli il nervo. Ti immagini così dal nulla? No! Un barzotto sulla faccia, devi. Ma un bicchiere d'acqua! No! Boom! Ma ti immagini? Porca troia. Dio santissimo. Se sta matto così. Che gente del mondo. Sì. Maremma. Non posso chiamare un matto simile, no, dai. Ci vuole gente pure minimo con la testa. Dio santo. Ciao Rizzi, due mesi. Ciao bellissimo. Ciao, Monturano? Grande. Monturano. Tutte le mattine andavo a Monturano io. E dove è Monturano? L'è qui di zona? Sì. Monturano sta qua vicino. Quando andavo a scuola a stare in piedi al mare, mi dovevo fare un'ora di autobus. Anch'io quando andavo a scuola a Porta Romana, in autobus. Porta Romana? Andavo a Porta Romana. E dov'era? Stavi lontano da Firenze? Cioè, da dove stavo io, un'orettina ce la mettevo, andare e ritorno. Va. Poi quando ho fatto il professionale, andavo alla Madonnina del Grappa, anche lì un'orettina. Madonnina del Grappa si chiama. La Madonnina del Grappa, sì. Che scuola fantastica, c'erano le tutor. Ah sì, le tutor? Quanti ne abbiamo detta le tutor? Che poi lì è i cosi. Allora, donna lo volevo chiamare donna. Donna è squisitissimo, veramente. Donna è una persona pazzesca. Ma Johnny, se lo senti tu, ci viene? Johnny lavora. Pure lo scicone lavora? Posso sentirlo, ma Johnny lavora con il suo babbo. Ora. Ah, col padre? Mm. Beh, una settimana potrebbe pure venire qua, se glielo dici. Tanto la maratona durerà massimo una settimana. Mm. Non di più, secondo i miei piani, ma forse pure di meno. E se invece dura di più? No, è impossibile. Dici? Fai 100 sub al giorno, 100 per 5, quando fa? Perché? Perché fai quel timer? Sì. Vabbè, 100 sub così al giorno. Lo posso sentire, sento un po' che mi dici. La notte se stoppa, la notte il timer. Posso sentire. No, 5 ore no, è impossibile. Vediamo come andrà, ragazzi, dai. Mo si sta a parlare, Mo si sta a parlare, tanto per chiacchierà. Com'è? Non è niente, è liquida. Liquida. Troppa acqua, forse. Sì, troppo liquida. Bisognerebbe toglierla, penso. Un po'. Un po' di burro? Non lo so, io in cucina... Io so. Quando sono alto? No, io sono bassissimo, ragazzi. Quanto sei alto? Sono basso. 1,64. 67, scusami. 1,67. Vabbè, non è basso. Cioè, non è bassissimo. C'è gente più bassa. Beh, donna quanto era? Non lo so. Donna non c'è come me. 1,57 donna. Donna era più basso? Donna era bassissimo. Io sono 1,74. No, era più basso di me, donna. Io me lo ricordavo più alto. Sì, con le scarpe quelle per portare i morti. I trucchi. Oh, veramente, donna. Donna, cazzo, andava in giro tutto elegante, vestito bene, andava a fare spesa con le scarpe. Quando si andava a fare la spesa io ero un po'... Sì, andava in giro con le scarpe da seminonno. Con le scarpe tutte belle di pelle. Di pelle. Bene, pulite. Pulitissimo, proprio pulito. Con questa giacca di proprio quella velluta, proprio marrone. Sì, tutta vellutata, precisa. Sì, preciso, quel bottoncino qui così.
era proprio fine, cazzo. Cazzo, che roba. Madonna, davvero. Grande donna, ragazzi. Sai che è davvero? No, no, veramente. Donna e uomo tutto un pezzo. Cioè, poi che altro c'è la donna? Il profumo, i capelli super puliti. Mm. No, no, no. È un po' di dermatite, cioè. Porpora. Un po' di porpora. Però dopo si è curato, quando è tornato. Vabbè, a me, ma se l'è fatto curare. Ci sono dei prodotti apposta. Sì, sì. Io sono più tanto di porpora. Cioè, tanto. E ce l'avevo. No, era profumatissimo, veramente. Sì, sì. Cioè, il profumo che portava donna addosso era. Non puzzava mai. Io non ho mai sentito donna. Io non ho mai sentito donna che puzza. Era una brava persona, bella persona, disponibile. Sì, gentilissima. Cioè, sì, io sì, penso sì. Che una persona così. Sì, però sì. Quando sei incazzato te l'ho fatta vedere. Sì, te l'ho fatta vedere il blocco schermo. Io c'ho. Sai, me lo posso far rimandare se ce la fa lui. Cosa? La lip. No. Breve. Perché? Alexo, zitta. Sì, ma questa non è la polenta. Acqua e acqua è. Acqua e farina, porca troia. Mmm. Lo dico io come si fa. Pericoloso. In che senso? Che scoppia, che. No, 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 tranquillo, non succede niente, però è. No, che scoppia. Vabbè. Demenci! Pam! E vibra, eh? Che roba. Sì, sì. La pizza Demenche. Demenche dovrebbe essere il tipo che c'ha. No, che sa fa la pizza. Che sa fa la pizza, sì, sì. Col fornetto, quello, il forno Ferrari. Ah. Quello, sì, quello che ha preso fuoco. Tu l'hai mai visto quando ha preso fuoco? No. No? Porca troia. No? Ma quello elettrico? Sì, sì. Ah, ok, allora ho capito che tipo di fornetto è. Però non l'ho visto quando ha preso fuoco. Non l'ho visto. Non lo posso. No, no. Com'è? Assaggio? Posso? Sì, sì, vai. No, è buono. Bonna. Attenda che questo non va più via. In che senso? È gli sgrizzi della polenta. Quelli. Ah, quelli mangiano qua. Ah, va a vedere, faccio vedere una cosa. Quando facevo il fornaio. Faccio vedere come mi so. Non si sa mai. Il fornaio? Qui so bello bruciato bene. Segna B. Fallo vedere. Se, non si vede mica. Non penso si veda. Sì, che si può far vedere. Vieni, vieni. No, non penso si veda. Sì, come no? Una madonna. Vai. È bruciato bene, cazzo. Perché a mettere la roba, no? Dentro il forno, perché era bello lungo, piglia il pane. La roba. Quindi vado lì così, mi sono proprio appiccicato la pelle lì. Cazzo, poi tutto sangue è uscito? No, no, sono bruciato. Però lì per lì non sentivo dolore. Questione di? Non lo so. Terzo grado? Non mi sono nemmeno messo una pomatina, non ce l'avevo, non c'avevo un caso. Ma mi sono bruciato anche da un'altra parte, non mi ricordo dove. Senti qua, porca puttana. Non va, o ce ne mette un altro po'. Madonna, è caldo fa qui dentro, ragazzi. O l'amido de mais. Madonna, è caldo fa qui dentro. O l'amido de mais, ma non ce l'ho. C'ho la fecola di patate, va bene lo stesso la fecola di patate per. Non lo so. La fecola di patate va bene lo stesso per. Per farla diventare un pochetto. Più densa, dici? Più densa? Non lo so. In cucina afghana, la madonna, la cucina afghana. Come te faccio vedere, cazzo? Io ho un po' di fecola di patate. Vai. Un po' di fecola di patate, non so quando le metterla. Non so quando ce ne va, però. Wow. È troppa, Prima fa. Mettine poca, poi se vedi che non va, ce ne metti un altro po'. Ma esagerare. Una madonna. Una madonna, non è neanche un buon puzza, Dio. Troppa, Diano. Troppa ci, mo sta diventando dura. No, il problema è che c'ha i cosi. I grumi. I grumi, cazzo.
Gira, gira, giù. Potenti, potenti. Dio fa la neve. Io. Questo non è un piatto, questo è il piatto di Matteo, però. sì. Ok, a mo ci siamo. Lì non andava sciolta nell'acqua, però. Beh. Non lo so. Ah sì? Ci devo rimettere un po' d'acqua allora. Troppi grumi. Pare che c'è la candida. No, veramente. Tu c'hai mai avuto la candida? No. Qualche malattia veneria? No, c'ho avuto i fuochi di Sant'Antonio. Cioè? Veniva un tipo. Ma non tanto, eh. Era stata un'irritazione in poche parole. Era un'irritazione. Qua ce l'avevo. Non tanto. E sono andato al dottore e ho detto: dottore, io ho qui una strana irritazione, che l'è? E non mi bruciava, non mi faceva niente, eh. Senti, adesso... che succede se mi mangio un po' di grumi, dai? Si facciala. Si faccia, ti do una mano. Fanno male, sì, fanno male. Lì per lì io non lo sapevo che cos'era, ok? Quindi non ci pensavo. Mi pizziavo un po' in e basta, niente di che. Poi quando mi ha detto se fuori di Sant'Antonio, mi ha dato la fumatina e tutto. Sono tornato a casa, un cazzo di dolore. Tutto testa, ragazzi, tutto testa. Non ce la facevi. Ti bucava. Davvero. Poi la fumata miracolosa, ragazzi, miracolosa. La fumata è miracolosa? Sì. È come si prendono i fogli di Sant'Antonio, stress, ragazzi, stress. Ok? Mm-hmm. Infatti mi ha detto che lavoro tu fai. Perché c'è lui? Lascia fare. Lasciamo fare. Però comunque sia viene dallo stress. È tipo uno sfogo che ti viene. Vabbè, anche se un po' di là. Andai via? Sì, dai. Mia nonna. Mi piace. No, per amor di Dio. No, che? Ho detto minchia, tantina. Pensavo. L'aspetto però è bello. La mente liquida, porca puttana, e pare la cagarella. La diarrea. Non è vero. Madonna. Non è vero. Allora, mo mi devi fare un favore, mi devi lasciare la sedia. Io e la. Io te ne nata. Certo, ma che è il favore di che? Ah, io e tu? Perfetto. Ok, ci siamo. Ma non ci sono lì dentro, scusa. Eh? Porca troia. Che roba? 24 gradi. Lo so, no, ma io sto bene così, 24 gradi sto bene, a voglia. Puzza un pochetto. Di cosa? Del polistirolo. Non credo. Posso? Ti fa schifo? No, bravo. Quindi un po' di polenta e un po' di questo. E un po' di polistirolo. Forse sciapa, non ci sta. Devi è caldo. Ci siamo tranquillo, ti devo dire. Prendi un attimo il dentro il frigo. C'è sta le cose, come si chiama, le verdure. Fa un po' di... Sale ci devi mettere, secondo me? Un po' di polistirolo. Un po' di sale. Sì, un po' di mettere. È un po' sciocco. Però non è malvagia. No, non è malvagia. Ecco lei. Un pezzo di...
Maronna. Tutto da solo poi, io non so come tu fai, veramente. Che te pare che è? 50 grammi di polenta? 50 grammi di polenta e... Non so come tu fai. Io giro un po' tutto. Allora, sembra la gargamella che porca puttana sta a girare. Ci siamo. È rimasta impressa quell'alert, porca miseria. Quale? Chicken attack. Ah sì, perché? Non lo so, mi è rimasta impressa in testa, ce l'ho in testa. Quando sto tranquillo da solo me la canticchio. Chicken attack. Chicken attack. Ma digli quanto dura quella di Putin? Porca miseria. Sono per la precisione 2 minuti e 41 se non erro. 2 minuti e 41, se vogliamo essere precisi. Ma voi pensate so poi, ma 2 minuti sono lunghi, eh. 2 minuti sono lunghi. Questi te li metti in frigo, va bene, Matte? Ma si sente de fuori? Sì. No, de fuori. Sì. Sembra si sta a fare un festino. Sembra si sta a fare un festino. Senti proprio i bassi. Che ti sotto quando dormi? Io voglia. Anche una ti facevo partire un paio. Sentivo prima io. E poi. Ma loro non si rendono conto? No, finché non rende. Poi cioè, senti proprio la cassa che. La colla. Senti proprio l'odore, cazzo. Da quanto è potente, da quanto calore esce da lì. La senti. 122 decibel. Ragazzi, è insonorizzato, però è per la voce, non per 122 decibel, capito? È insonorizzato che t'abbatte 50 decibel, t'abbatte. No, insonorizzato da Dio, per l'amor di Dio. Ma comunque sia, non è che si possono fare miracoli, eh. Guarda, 50 decibel sono tanti, eh. Sì, l'abbattimento. Sì. Sì, infatti non è che... No, si sente, ma non così esagerato. Tanto qui intorno non è che c'è gente. No, vabbè. Però il fatto è che la cassa è per... No, vabbè, non... Vabbè, per le frequenze basse ci vuole un altro tipo di insonorizzazione. Ah, sì. Vabbè, ma questa è una cosa assurda. Vuoi mangiare? Quella cassa è assurda. No, mangi. Ma io non me la mangio tutta, come faccio? No, pago il nono, vai tranquillo. Io sono a posto. Non vuole mangiare? Io ho già cenato. Ho fatto, quando mi sono svegliato prima, mi sono fatto il dolce di babbo con un po' di latte. Mi portava, ieri quando ero? No, stamani, mi aveva portato anche la crostata. Stamani, vabbè, a modo di dire. Questa è la marmellata di una sua amica. Buona. Molto buona, davvero. Castle boy, buonanotte. Ma te era contento. Oh, ho scoperto che ti piace, te la porto. Lui continua a portare roba. Però è bravo, babbo fantastico davvero. Che è? Ok, sì. Pazzesco. Tanti pregiudizi, ci sta. Perché? Sulla casa mia, casa KS. Tanta gente dice che... In che senso? Dice che tratto male le persone. Ma per i problemi, ma i problemi sono dappertutto, ragazzi. Ovunque tu vai ci sono sempre problemi, non è che non esistano. Bisogna affrontarli, trovare il modo di non avere più problemi. Diglielo perché mi incazzo, diglielo per cosa, no, per cosa. Dire che quando mi incazzo per roba seria. Non è che... No, certo, non è che si sta a cazzeggiare qua, ragazzi. Dietro le quinte c'è tante cose che voi non potete capire. Ora non è che vi si sta. Boh. È difficile anche spiegare. Ci sono tante cose. Tante piccolezze che se non si fa... Ma un tempo era un pozzo senza fondo. A me fa incazzare, tipo... Ho trovato vari grafici, ok? Che mi piacevano, perché da grafici c'è una valanga, ok? Per le copertine. Avevo trovato qualche grafico che mi piaceva. La cifra pure era abbastanza ragionevole. Ho detto va bene.
Così, dall'oggi a domani. Ah, vabbè. Come se svegliano. Cambiano idea dall'oggi a domani. Quello è strano. Quello è strano. Boh, prova. Boh, ci saranno. Boh. Non so. Sai qual è il problema dopo? Perché se io devo prendere due grafici, due video editor, due... cioè, pagare tutti... è un problema. A fine mese? Quando arrivo il fine mese che devo pagare tutti? Come faccio a capire chi è che ha fatto quella copertina, chi è che ha fatto quell'altra, chi ha fatto... cioè, gestire tutto è un lavoro, solo quello, eh. Ti porta via mezz'ora al giorno, un'ora al giorno, solo quello. E infatti sono qui apposta per toglierti quel peso. O mi sbaglio? Però è tosta. A mo' sto imparando a Mattia. Com'è? Difficile il lavoro qua? Vabbè. Facile non è facile. Bisogna essere attenti. Bisogna stare attenti. Non bisogna lasciare cose, perché sennò poi ci devi rimettere le mani. Una volta che hai fatto quella cosa lì, ricontrollala. È finito tutto. Ricontrolla tutto di nuovo. Perché forse ti sei dimenticato qualcosa. Quindi ti rimetti lì, ti ricontrolli. Io do il massimo. Investire su qualcosa? Che domanda. Ai. No, che mangi i pesci. A Mattia sì. Poi dipende pure che roba fai. Cioè, se fai roba in più. Cioè, non è che stiamo parlando di lavoro dipendente. Eh no. Vabbè, dai, cambiamo discorso. Dai. Allora, su qualcos'altro. Investire in qualcos'altro. Allora, investimenti in qualcos'altro. Del tipo? Trovare qualche russa. No, scherzo. Tu hai già capito che avevo. No, scherzo. Che testa. Oi. Oh. Mi fa un ruttino. Fallo. No, non è il ruttino. È che sta cazzo di fai quella delle patate. Non ti ha fatto bene? Non lo so, mi sta scendendo male. Non lo so. Ma non è che ti fai dei cucchiaini, madonna. Sulle slot volevo investire. Sicuro? Mm? Sicuro? Sì. Vabbè ragazzi, oh, non è una cosa, diciamo, che è molto eticamente corretto, però ci stanno tante persone che giocano d'azzardo. Investire sulle slot potrebbe essere un settore, cioè prendere il patentino, noleggiare le macchine ai bar, le cose. Non me ne intendo io, non è che... Qua nei dintorni dicono che sia redditizia come cosa. Ah, allora se potresti farci un pensiero. Provare. Dicono. Provare. Ma la lavanderia gettoni. Oddio. Non so. Sono piccolezze. C'è la telecamera. Poi quanto costa? Vabbè, costa. E c'è... che poi è quasi 24 ore su 24, ci sono alcune che sono 24 ore su 24, quindi corrente, mo con la luce... corrente, l'affitti, non conviene. E bisogna, ci sono tante cose dietro, ragazzi. Non è facile. Altra roba su cosa avevo inventato, cioè avevo pensato di investire. Comprarmi qualche casa. Affittarla? No, comprarla. Comprarla e farci il B&B. Però il problema è che pure quello è un settore che secondo me... devi trovare la zona bello, giusta. È bello saturo. Poi dopo ce lo metti io pure lì. Perché già il margine di guadagno è poco. Aspetta. Respira. Esatto, comprare appartamenti... tipo appartamenti, ma no, ma ci stanno gli appartamenti, le case, gli appartamenti che costano pure poco.
50, 60, 70 mila euro ci stanno. Però il problema dopo è metterli in affitto come B&B, come roba. Ma devi ristrutturare. Infatti dipende pure dove, eh. E infatti ho detto il posto lo devi azzeccare giusto. Perché se la prendi d'estate sul mare, allora è un altro discorso. Lì lavori d'estate, lavori, ti fai un bucio di quello d'estate. Però chi ci va a fare le pulizie? Babbo HS? Chi ci manda? La ragazza di babbo? Però ci va sempre che li pago. Anche se è mio padre, capito? E poi tiraccio fuori quando? Non so, non saprei proprio dirtelo, non so. Dipende. Certo. Dipende dalla zona, dipende da roba. Da che casa è, a quanto tu la metteresti, quanta gente. No. Vita. Su quelle cose lì ci devi capire, ci devi stare dietro proprio. Io penso che tutto si possa fare, tutto, però come dice Mattia, ci devi stare dietro un botto, devi studiare il mercato, devi studiare tutte le monete, devi, cioè, incominciare da zero è come andare all'università, cioè, penso che sia una cosa facile, però devi studiare, cioè, no, facile, penso che sia una cosa molto redditizia questa. Ma comunque serve un budget iniziale, serve? Ah sì. Serve un budget iniziale e poi devi pure studiare tutti gli andamenti dei mercati, delle cose. Ci devi stare dietro perché... Cioè devi starci dietro... Tipo, devi stare lì la mattina, vedere quando cala, si risale, quando... Ci devi capire. Non è difficile, no? Se sei capace, per me non è facile. Non so. Ti faccio un esempio. A Campiglione c'era il parrucchiere dove vado io. Sì. Lui gestiva prima. Era una frana, gestiva i locali. Ok. Perché c'aveva i dipendenti che si drogavano dietro il bagno. Si facevano delle de marijuana e tutto. C'erano... Cioè, era gestito male. Gestito male. Adesso l'ha preso un ragazzetto, ok, giovane. Quindi prima un'attività che non faceva neanche, diciamo, cioè insomma che gli andava male. Adesso l'ha presa in gestione sto ragazzetto. Cioè l'ha proprio comprato il locale, sì. Credo. L'ha proprio comprato. E... Mo il boom. Tutti vanno là. È pieno, zeppo, pieno. Pieno cucì, pieno di gente. Pieno. Appuntamenti su appuntamenti. Perché è un parrucchiere giovane. Non è un parrucchiere che fa tagli per anziani. Quindi deve scegliere, cioè si è scelto bene pure la clientela, perché dipende, perché se tu fai ci sta che ci sono state quel parrucchiere lì, dici te? Io? Sì. Quel babbo? Sì. Può essere. Se è una cosa, non è una cosa recente, sì. Dipende, ci stanno parrucchieri, per esempio, che fanno tagli dei capelli ai vecchi. Non ci andrà mai un giovane, no. Credo, cioè perlomeno da me. C'è sta un parrucchiere che fa tagli solo esclusivamente ai vecchi e fa tagli per vecchi. Una volta ci sono entrato, quando sono uscito, c'avevo, sembrava gli anni 80. Bisogna stare passi con i tempi. Dipende pure, tutto quanto dipende da come lo sponsorizzi. Non è facile, ragazzi. Che immagine dai al locale, perché non è detto che tu ti apri un ristorante e quello va bene. E quello va bene, devi stare sempre attento. C'è sta tipo, vabbè, non posso dire chi. C'è un ristorante. Tu. Io. No, tu. Sì, va bene, no. A San Valentino non mi puoi mettere un baccalà sul menù. Il baccalà con la pasta, devi fare un menù adatto alle coppie, per attirare le coppie di San Valentino. Tu non mi puoi fare un baccalà a, cioè, capito? Roba vista e rivista. È ovvio che dopo non diceva nessuno lì. Quante persone te ci vanno? Ho capito, per dire.
Bisogna stare a passo con i tempi. Sempre. Bisogna stare a passo con i tempi, aggiornare il menu, aggiornarsi, fare, capito? Io se avessi in attività... Innovassi. Cioè, io se avessi in attività, cazzo, farei cose nuove, un sacco di cose nuove, cose varie, capito? Mm-hmm. Magari sì, ripropongo sempre le stesse cose, però... Le vario, capito? Vario, cambio, cerco, sperimento nuove cose. Mm-hmm. Vedi nuove se robe. Va bene, vedi se va male. Ciao professore. Polenta con la carne macinata. Verdure. E verdure. Funghi. Minchia, la sfornavo tutto. Sono stanco. Ci credo, poi dopo una mangiata del genere, sabbia occhio ti viene. Boom. Tac. Mi piglio un po' di cedrata. Che ti piglio? Non mi ha capito. Questo? O lo sentivo bene? Non spero di no. No, no, no. È tipo tutte cose effervescente. Ah! Per digeri. No, effervescente questo limone. Non l'ho mai preso. Ah sì, una volta sì, mi è scoppiato tutto in bocca. Sì, sì, sì. Dammi un buon bicchiere con l'acqua. Sì. Va bene questa? Non riesco a vedere perché proprio quando mi acchiappa così a quest'ora verso le 4 mi viene un sonno terribile. Grazie Mati. Figurati. Digli un po' ragazzi, ma quando sono mangiato tipo l'altra sera le tagliatelle, che era le tagliatelle con le salsicce E poi mi ha fatto un bel piatto, mi ha preparato Mattia insieme alla madre di sta ragazza. Era particolare quel piatto. Sì, sì, ma ci ho messo due porpette, una a destra e una a sinistra, e poi mi ci ha ficcato la salsiccia in mezzo. Prima gliel'ho fatto vedere, non se ne è reso conto, poi gliel'ho messa a tavola, sì. Lui si è messo a sedere. Ah. Questa qua è tipo l'effervescente brioschi, tipo brioschi solo della, come si chiama? Dell'Eurospin. Spesa intelligente. Sì. C'è sta uno in chat che si chiama Professore TV, e sì, mi ha chiesto se sei di Firenze. No, toscano come te. Io sì, sono di Firenze. Non ti dico la via, ma sto da 10-15 minuti dai centro. Esatto, il professore di via. È un grande. Perché tra Manchester City e Real Madrid, eh? Mica è partita. Mica è partita. Lo butto là, il Napoli. Ma che cazzo ne so io. Te dove sei, professor? Fammi sentire un po', sono curioso. Ma per me sono tutti uguali. Poggi Ponzi? C'avevo parenti a Poggi Ponzi, ora non più. Poggi Ponzi. Vicino a Siena, se non erro. Sì, zona quella. Dimmi se sbaglio, però la zona lì è quella. Siena, Poggi Ponzi, sì, dai. Santino, io te lo chiedo per favore, non mi rovinare l'RP, te prego. Gioca seriamente, te prego. Giusto? Giusto. Non siamo lontani, professore. Oddio, un po', però... Però io non te voglio per ma Santino. Però per favore non mi fa casini. Cioè almeno se ti vuoi avvicinare a me fai una storia come si deve. Cioè trova una scusa, non che mi vieni sotto casa a prendere uno dei miei. Cioè poi pure quello oggi gli ha detto, cioè gli ha dato il numero. No, gli ha detto come mi chiamo, come non mi chiamo. Gli ha detto quello, cioè Alex. Cazzo, se uno te rapisce, che fai? Gli fai il nome mio? Se sei in RP, no. Devi stare a roleplay. Ha cantato... Esatto, Santino. Ha cantato così, passa uno per strada, no? Uno che fa parte della gang, ok? Della gang. Passa uno per strada, così da nulla, con una mazza da baseball... Come fai? Inizia a raccontare tutto della gang, cioè. No, tutte le cose che fai, sì. Domandare. Porca troia, ma che fai? Boh, va
vabbè, oh. Santino, se vuoi fare qualcosa con me, però fuori dall'RP gang. Se vuoi fare qualcosa con me, Santino, magari fuori dall'RP gang. Come amico. Come conosce. Se te va, però non, cioè, non vieni a disturbarmi sotto casa. Se proprio vuoi fare qualcosa, che si potrebbe fare? Non so. Quello incontro su un locale, te chiamo oppure tu mi chiami. Ah, diciamo come... Ah. Che lui mi chiama oppure io sì. Lo chiamo, usciamo, facciamo sì. Un po' di bordello una sera. Sì. Però... Appena tu entri, fai due cosette, poi tu lo chiami. Dove tu sei? Che tu fai? Si fa, si becca? Esatto, esatto. Sì. Mo' Formula 1 con la grafica e tutto, eh. Mo? No, non era al massimo l'ultimo volo, ieri? Sono sicuro non era al massimo. Non gioco più su Impero, tranquillo. Ma no, Santino, no. Ma te puoi giocare su Impero, non è quello il fatto. Ma te vieni a giocare a DBD? Tu ci hai giocato mai a DBD? Ah, sì, non mi piace. Non mi piace. Assimilo DBD a Zeb89, ok? Vabbè. Cioè io assoggio, no assimilo, assoggio. DBD a Zeb89. Vedrai. E purtroppo per come è finita. Vedrai. Per come è finita, DBD mi sta sul cazzo, non riesco a giocarlo. Solo per quello? Perché assoggio la figura di Zeb. Solo DBD, per quello, non per il gioco, solo DBD, per. Esatto. Assoggio la figura di Zeb a DBD e. Ho capito. A me proprio non mi piace il gioco in sé. Non mi piace. Ci ho provato, anzi, l'ho comprato. Non mi piace. Non mi piace. E poi io me lo seguivo Zeb quando giocava da DBD su anch'io, YouTube. Anch'io. Sì, sì. Chi è che non conosce Zeb? Dio, santo. Infanzia. No? Dio. Poi tu ti chiedi, ma perché questo ha fatto sto cambio? Come, perché? Cioè, perché non poteva sopportare, non sopportava la chat italiana. Non la sopportava più, non ne poteva più. Non ne poteva più. Non ne poteva più. Ha detto basta. È andato dall'altra parte. Cazzo, secondo me poteva fare parecchio, eh. Dio santo, se poteva fare. Però era proprio un personaggio molto carismatico. Sì, ma lui era cioè qui in Italia era diventato proprio una figura. Era proprio per noi giovani era diventata una figura. C'era gente sì, fisso sulla sua idea, fisso. C'era gente che si contattavano, che non si conoscevano. Sì, sì. Andiamo a trovare dove sì, andava, sì. Guarda dove stavo. Sì, sì, cioè, sì, sì. Erano cose proprio belle, cioè, uniche, uniche, davvero. Perché pensava di sfondare in America, invece ha preso un'inculata. No, ci sopportavo. Questo ha laggato. Come sto? No. Sì, 8000 bitrate fissi. Puliti, 54 fps ho perso quando stavo a caricare una cosa su Telegram con la connessione. Vabbè. No, secondo me non è per quello. No, per me è come ti ho detto io, non ci sopportava più. È andato via dall'Italia. Non ci sopportava più. È andato via dall'Italia per andare dove? San Marino? Non lo so, questo non te lo so dire. Dove è andato, ragazzi? Non lo so. Andato via dall'Italia perché per pagare, penso per una vita migliore, perché non so. Per una vita migliore, non lo so perché. Questo non so dove. Per pagare meno tasse, perché magari in Italia magari vabbè, non funzionava un cazzo, non lo so perché. Quello a Malta andava a Malta. Ah. Immagino che la community italiana proprio gli stava un po' sui coglioni. Sì, sì. Anche per quello. Sì, sì. Quindi potrebbe anche essere come hai detto tu. Però nessuno lo sa, lo sa solo lui. Esatto. Però secondo me è per quel motivo lì. Poi ditemi se sbaglio. Secondo no, voi, se Zeb89 tornasse a streamare in Italia su Twitch, non chiederebbe mai scusa a nessuno? No. Questo poco mai sicuro. Sicuro, 100%. Secondo me però ci avrebbe un bel pubblico. Cioè, tutti quelli che lo seguivano, che ora c'hanno 30 anni e passa, secondo me ritornerebbero. No. No? Dice di come c'è secondo me se l'hai, secondo me se l'hai giocato tutto. Ormai è andata. Non ci può stare. Ci può stare.
ha perso un po' di coerenza. Cioè, prima io me lo ricordo su YouTube. Sì, ora non è più come prima. Io me lo ricordo su YouTube che diceva: no, io su Twitch non ci andrò mai, mi fa schifo come piattaforma. Ma qua e là diceva. Invece, guarda lì. E poi venuto su Twitch. Si è un po' addolcito. Madonna, che ricordi. Con quegli occhiali. Madonna, santissimo. Infanzia. Per me è infanzia. Tante cose, ma anche lui impresso ce l'ho. Non vorresti una relazione perché questa è una bella ragazza. Non ho capito, Sick Yass. Wow. Non ho capito. Cioè, no, ha detto che non vuole. Questa qua è una bella ragazza. Se ve... cioè, mi ha scritto che questa qua è una bella ragazza, però non vuole le relazioni. Mai dire mai. Mai dire mai. Evidentemente non ti piace abbastanza. Mi parte il mouse, per favore. Streaming? Sì. Quando ha aperto il negozio dei PC, porca troia. Tieni. Manda Zeb il video, ma... della bicicletta, porca troia. Allora, fammi vedere. Che dice sto ragazzo? Ma era quel messaggio lunghino, questo? Venerdì scorso mi sono scopato la mia compagna di classe in gita. Ah, però, vabbè. In gita, quindi... Vabbè. Oggi mi ha scritto dicendo che vorrebbe iniziare a sentirsi con me perché è interessata, solo che io sinceramente la vorrei solo per scopare... Vabbè. Ma... Allora, se ti piace, provaci. Scusami, eh. Se vedi che ci stai bene, provaci. Se vedi che ne vale la pena, amici come prima. È interessata a cosa? A lui. Al sesso? No, perché qua ha detto che... È interessata... Dopo che hanno scopato, lei si è interessata. Interessata a lui. A cosa? Mi è interessata a lui, però... Ma che cazzo te devo dire? Non lo so. Cioè, pure una bella ragazza, solo che non vorrei relazioni al momento, soprattutto in estate. Ah, beh, in estate ci deve essere la fiducia. Non si sa mai, se poi andate da due parti diverse, uno di là, uno di qua, non si sa mai che vuol combinare. Non sono la persona per darti consigli sulle donne al momento, mi dispiace. Quante se ne parla. Oh, con Gaia? Ancora dai, ragazzi, basta. Con Gaia ormai è passato, un anno. Basta, dai. Mamma mia, mi è spento, sì. Mo sta a riflettere, però voglio avere messa di nuovo in testa. No, non Gaia, stavo pensando... Ad altro. Vabbè, comunque sì, è sempre lì, eh. Birboni! Sono un coglione, Matteo. No. Sì. Te hai fatto il tuo. Anzi, te hai fatto anche... Da come mi raccontavo. No, era tutto così perfetto. Era tutto così perfetto e ho mandato tutto a puttane. Tu pensa. E mi piaceva talmente tanto, guarda. Vabbè, erano anni, eh. Ma che? Non Gaia! Ah! Ah, ok, vabbè. Ho capito. Ho capito. Mi piaceva talmente tanto, veramente, cioè che pure io non so che cazzo ho combinato, non lo so. Ed è un periodo che non riesco a prendermi di nessuna donna. Le donne, ragazzi. No, non riesco a prendermi da nessuno. Cioè, ci stava pure. Ma ci stanno ragazze belle, eh. Ma veramente belle. Però so io proprio che non. Cioè, non c'ho proprio la testa adesso al momento né di fare una botta via né di scopare con qualcuna. Cioè, proprio non. Sta da te. Sta da solo. Vabbè, professore, comunque. Vabbè.
Non lo so. Oh, santo cielo. Ai 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 ai. Quanti anni tu c'hai, professore? Sono curioso. E che non mi piace nessuna. E quello è il vero problema, sai? No, ma non mi piace. C'è gente che ti piace. Però finché 20. Ah, 20? 29? No. Non mi piace nessuna. Zero proprio. È il momento. Anche quelle ti saranno passate in quel momento, ma non volevi farci niente. Però comunque sia, forse poteva essere anche la strada giusta. Sono discorsi troppo vaghi e non ci voglio nemmeno pensare, perché anch'io non è che... Cioè, ora sono qua, figurati, non conosco nessuno. Però... No, non sto preso da quelle di prima, perché non esiste più, cioè... Per quella di prima, cioè, ormai... ridevo il professore, porto la Novoli. No. Non trovo una ragazzetta seria. Ecco la verità. Ragazza seria. Cioè, mi danno l'impressione tutte che vogliono una botta e via. Ma anche i giorni d'oggi un po' complicato. Veramente, mi danno l'impressione tutte quante che vogliono solo una botta e via, oppure un rapporto stagionale d'estate, di un inverno. E allora se è così preferisco restare da solo. Ah sì, quello sì, perché poi ci rimani male. E quello penso io, Quello penso io. O forse sono attratto dai uomini. Ci si vede, ragazzi, sta bello. Torna a Firenze. Dai, scemo, sto scherzando. Io sto scherzando. No, non lo so, a parte gli scherzi, non so che dite. Comunque, sì che yas. Perché dipende, ci stanno ragazze, cioè dipende dal tipo di ragazza, devi vedere tu se ne vale la pena o no. La festa. Che ne so, cioè. Dall'esperienza mia, i maschietti di solito, no, non voglio dirlo perché dopo penso, vabbè, un mio pensiero, poi non so se è così o meno. Dai, sentiamo. Le donne quando fanno sesso, no? Magari all'inizio non sono interessate alla persona, fanno sesso, no? Poi piano piano iniziano ad affezionarsi, tutto, al carattere, tutto. Invece il maschietto, quando fa sesso con la ragazza, dopo la prima volta, gli passa un po'... No, se ne sbatte. Per me no, dipende dalla persona. Esatto. Per me dipende dalla persona, perché non sono come detto. Secondo me i livelli... Cioè, secondo me, quando dopo che hai fatto sesso la prima volta con la ragazza... Perdi l'interesse, il testosterone secondo me scende. Perdi l'interesse, secondo me il testosterone scende nell'uomo. Ci può stare, però dipende sempre dalla persona, perché secondo me, come hai detto te, io non sono così. Per me, ora, il sesso è importante, ok, però va a passare anche in secondo piano, eh. È importante, però passa anche in secondo piano. Oppure quelle che te la spalmano sulla faccia... Vabbè. Dopo il primo giorno che inizi a scriverci. Quello non farlo mai, perché poi ci rimane male, perché ti fai tutti i filmini tra la te, ti fai tutti i filmini. No, poi no, dopo... a me proprio mi scende proprio, zero proprio. Sì, eh. Ma ci deve essere quella cosa lì, vedo, non vedo, capito? Quella roba lì, capito? Mm-hmm. L'attesa. Quella è la cosa... Cioè, è giusta l'attesa. È giusta l'attesa, non è che devi fare subito, tutto subito, non va mai bene. Prima, se vuoi fare una cosa seria, se invece non vuoi fare una cosa seria, tu lo capisci subito, lei lo capisce. Grazie mille, professore TV, 5 mesi di resub, ciao bello. No, dipende, cioè è importante, però comunque sia, non è solo quello, ragazzi, non è solo quello.
Non è solo quello. Ci sono non ho detto cose. Che non è importante. Dipende pure se... Cioè, allora... Sono discorsi troppo... Oddio santo. Conosci una, ok? Conosci una, conosci una ragazza, ok? Che magari tu le piaci, lei ti piace, tutto quanto, il resto. Però se deve creare una certa atmosfera, ok? Le cose troppo forzate, a me non mi piacciono. Per esempio, io odio scrivermi in chat con le tipe. Anch'io uguale, odio, messaggi... me odio, li odio. Messaggi. Io preferisco uscire con le ragazze, preferisco uscirci. Conoscerle. Conoscerle, ok? Conoscerle. A te senza offesa, ma devi prenderti prima quello di te. Cosa c'entra questo? Si sta prendendo pure di sé. Cioè, che non c'entra? Non si prende. No, cioè, infatti, non è che. Non capito. Quello non c'entra quasi niente. Non senti messaggioni. Cioè, diresti che una donna non uscirebbe mai con me perché c'è un po' di pancetta? C'è gente che gli piace la pancetta. Appunto. Preferisce gente con la pancetta e quelli come me. Sono gusto. Cioè, non capisco. Ragazzi, sono tante cose da far capite che... Somano ha scritto una cosa. Vabbè, vediamo. È scritto. È quello lungo. Quello lungo? Questo? Non lo so, non leggo. Non so se quelli. Sì, penso sia quello. Somano. No. Oh cazzo. 5 aprile. Beh. Sono stato in discoteca, bellissima serata. Fin quando ballo con una ragazza iniziamo le toccatine, andiamo in bagno subito preliminari. Le tocco il pantalone e. Porca troo! Porco Dio, veramente. No, che è successo? Porco Dio, ma che stai scherzando? Ah, fammi andare a giocare a Formula 1 dopo di questa io. Scappo via. Ma non te ne sei accorto prima, scusami. Come l'ha fatto? Ma che cazzo? Non ci credo nemmeno. Come hai fatto a non accorgertene, scusa? Le toccatine, che ti ha toccato? Le guance? Porca troia, ma te. Io boh. Dio buono. Io boh, veramente. Mi dispiace. Dio buono. Mi immagino la tua faccia. Cioè, non mi immagino proprio niente, scusa. Ma secondo me è colpa sua, dai, cioè. Come fai a non dirtelo? Ma come fai a... Cioè, com'era fatta? Come fa a non dirglielo? Vedrai, non lo dice mica perché vediamo lui cioè, essa pensa. Ma poi cazzo, non l'hai visto sulla faccia? Cioè, trolla. No, ma c'è gente che gli è successo. Vai in bagno, ma non lo vedi? No, si è accorto, ha detto. Vabbè. Andiamo, va. Allora, 5 minuti di pausa, ragazzi, devo preparare tutto, arrivo tra poco.